I suoi dirimpettai, quando la vedono comparire la mattina sul balcone in calzamaglia nera, telefonano in questura. Il suo appartamento di Via del Babuino la rispecchia fedelmente con le stampe indiane, le cornici della nonna, le foto di Moravia e di Luchino, il verticale a Nolo, i dischi di Phineas Newbron Jr., i manifesti delle corride, un'indossatrice olandese che fa lo yoga in salotto, le valigie di un greco che ingombrano il corridoio, un pittore filippino che dorme sul divano e in mezzo a tutto Laura, che parla al telefono in italiano, in francese, in inglese, in bolognese, con qualche punta nel romanesco di vita del suo amico Pasolini.